magari non ci accorgiamo giornalmente di ciò che stiamo seminando sui territori. A volte non è sempre lampante, passano anni e magari noi pensiamo di essere accerchiati, di essere soli contro una società che è poco attenta ai nostri temi, ai nostri ragazzi, alle nostre donne di cui ci prendiamo cura. Ma indirettamente o direttamente stiamo producendo il governo del fenomeno. E quindi ci stiamo facendo carico non solo con i nostri progetti di costruire o tentare di costruire un minimo o un massimo di autonomia di questi soggetti, ma ci stiamo facendo carico di far crescere le nostre comunità, di creare generazioni che saranno multiculturali, di creare sensibilità verso i temi dell'accoglienza e dell'integrazione, di creare ricchezza culturale, sociale ed economica. Noi stiamo contribuendo al cambiamento delle nostre comunità, ad attivare un processo sociale e culturale di contaminazione positiva delle nostre comunità. E questo è un valore che non può essere commisurato in nulla, non ha prezzo. Nella nostra professione, parlo quella appunto legata all'accoglienza e all'integrazione dei migranti, purtroppo bisogna fare un percorso di formazione sul campo, perché la nostra generazione, anche quella dei più giovani, diciamo, non ha potuto usufruire di un percorso di formazione specialistico, quindi è una formazione che si fa sul campo. E questo, diciamo, è sempre stato uno degli aspetti che ci ha un po' condizionato anche nella scelta di nuova progettualità, cioè sapere di poter contare o meno su professionisti o comunque su risorse umane che potessero scommettersi in questo ambito. E la scommessa, da quello che mi risulta, sembra abbastanza tinta, e anzi speriamo di poter proseguire la crescita di questo modello idea che vogliamo, diciamo, consolidare in qualche modo e se possibile anche portare in alto. Perché ci troviamo a assicurare sempre un servizio di qualità, ma non solo a livello professionale ma proprio umano. Ho avuto la fortuna appunto di conoscere gli operatori che sono davvero eccellenti. Qui mi spiace avere una piccola rappresentanza, ma io li abbraccio tutti e li ringrazio tutti, perché le criticità non sono poche quando si deve far fronte a quelle che sono le esigenze che richieste dal vivente, dalle famiglie, dal caregiver, perché non dimentichiamo che dietro appunto ai beneficiari c'è tutto un sistema complesso che chiaramente e ha bisogno di essere supportato, sostenuto, oltre che beneficiario. Quello in cui abbiamo riaperto a settembre come centro SAI e siamo entrati nella rete SAI ai nostri ragazzi, ai nostri ospiti attuali. Io ho attivato su 14 minori adesso 11 tirocini, un contratto di lavoro a tempo determinato dopo 6 mesi di esperienza di tirocinio. Le aziende ci cercano i ragazzi. Oltre al lavoro i ragazzi sono ben inseriti, frequentano tutte le associazioni del territorio. Abbiamo fatto ora l'ultima, giorno 17, l'ultimo evento con tutte le associazioni del territorio. È stata la giornata, lo dico con orgoglio, più partecipata del cartellone di Natale del comune di Carpentini, e la frase più bella di quella sera è stata sentire il sindaco che dice: il bea servizi è il cuore pulsante di questo paese.
esami chiaramente aiuta, perché i manuali servono e le normative vanno conosciute, la legge e la guida, la policy aziendale altrettanto, però è chiaro che il contatto poi diretto con casi giornalieri ti dà delle lezioni lavorative, professionali e di vita. Mi sono trovato da subito bene con la Embrea Servizi Territoriali, ho sposato le modalità operative, il modello è preciso, il modello organizzativo è preciso ma flessibile, perché si adegua ai continui cambiamenti che il nostro lavoro compete, anche per la tipologia di persone che noi accogliamo. Non ci dimentichiamo mai di avere a che fare con persone.